Oggi parliamo di fotografia still life con le luci flash e di un errore che mi è capitato di fare in passato, ma che sto cercando di non fare più. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e come sapete mi occupo di fotografia. Oggi voglio raccontarvi un'esperienza di cui siete già in parte a conoscenza perché ho già pubblicato un video che vi lascio linkato in card sulla fotografia still life, in particolare per gli orologi di lusso. Ora vi ricorderete che io avevo già scattato fotografie di orologi di lusso e avevo usato un particolare setup lumino. In particolare avevo utilizzato, so quanto riuscite a vederlo. Questo è lo strip box di Godox, credo che sia quello da 60 cm, non me lo ricordo più, fatto sta, avevo usato due di questi, messi uno da una parte e uno dall'altra e quindi avevo utilizzato luci multiple per fare quello shooting, adesso questo lo rimetto al suo posto. Il risultato che vi faccio vedere in sovraimpressione in questo momento era assolutamente soddisfacente, però vista la natura complessa di un oggetto come un orologio che ha tantissime parti riflettenti, le parti bombate, delle parti convesse, delle parti concave, quasi sempre tutte cromate, tutte riflettenti o di vetro, quindi che riflettono l'intera stanza, presenta molteplici complessità. Ovviamente noi possiamo fare delle fotografie a oggetti complicati di questo tipo anche alla leggera, siamo fuori, ci facciamo la foto all'orologio con il nostro telefono cellulare, può anche venire bene. Però nel momento in cui invece stiamo facendo un lavoro su commissione, che magari è per un produttore di orologi, per un micro brand o per un e-commerce, noi dobbiamo presentare al nostro cliente un lavoro di still life fatto bene, quindi deve essere un lavoro con dei canoni ben precisi, quindi non possiamo avere la nostra faccia con la macchina fotografica riflessa dentro nel vetro dell'orologio o nelle parti cromate, sarebbe ridicolo. Ecco che l'utilizzo della luce flash diventa assolutamente essenziale. Se volete saperne di più, io vi consiglio innanzitutto di iscrivervi al mio canale perché usciranno presto delle altre puntate anche inerenti il flash oltre che la fotografia still life. Se mi aiutate a far crescere il canale, riesco anche a veicolare dei contenuti che siano di maggiore interesse per tutti quanti e non dimenticatevi di lasciare anche un like a questo video dunque perché vi dicevo che la luce flash diventa indispensabile perché nel momento in cui noi scattiamo con la luce flash siamo in grado di escludere molto più facilmente la luce dell'ambiente quindi quando io sono in una situazione di studio come in questo momento questo è uno studio oscurato però io non scatto quasi mai con tutte le luci spente c'è una lucina c'è una lampada magari la, la, la persiana non è perfettamente chiusa quindi in un contesto di questo tipo se io lavorassi con luce con Continua a fare fatica a escludere queste fonti di luminosità. Invece, lavorando con i flash, io sono sicuro che nel momento in cui scatto, l'unica luce che verrà catturata dal mio dispositivo fotografico è quella prodotta dalla mia testa flash. Nei casi precedenti, io avevo utilizzato diverse luci flash, ne avevo utilizzate fino a quattro addirittura, credo, perché ne avevo utilizzate due sui lati una da sopra e se ricordo bene ne avevo usata una quarta per illuminare il quadrante dell'orologio frontalmente. Ora per fare lo still life che vi presento oggi invece ho utilizzato con mia grande sorpresa una sola luce. Questo perché ho fatto diverse prove e mi sono reso conto che lavorare con più luci in un contesto del genere mi giocava contro e riuscivo a ottenere un risultato molto più accattivante anche delle volte precedenti utilizzando una luce singola, ma con l'ausilio di un piccolo artificio. La cosa difficile, infatti, in questo caso era creare questo gradiente chiaro sopra il cristallo dell'orologio, che è un cristallo a cupola, quindi è difficile da fotografare perché riflette tutto, è come una lente fisheye riflette tutta la stanza, per cui bisogna in qualche modo ingannarlo e fargli vedere solamente quello che vogliamo noi. In questo caso vi faccio vedere la differenza tra gli scatti che avevo fatto qualche mese fa e gli scatti che ho fatto in questi giorni. Come potete vedere, nel primo caso si vede molto chiaramente il riflesso di questo dentro nel vetro dell'orologio si vede molto chiaramente vedete che c'è una mezzaluna chiara che è proprio quello stiamo vedendo quello riflesso dentro nel vetro dell'orologio che è normale perché riflette qualsiasi cosa però ecco che noi possiamo in qualche maniera ingannarlo e fargli vedere quello che vogliamo noi ora io vi faccio vedere una cosa questo è solo un esempio questo è un, un panno Traslucido, quindi un panno che lascia passare della luce. Vedete che se io lo metto sulla mia luce principale, vedete che non me la scherma completamente, la scherma parzialmente a seconda di dove lo metto ha l'effetto di diffonderla ancora di più, quindi così è un pochino dura magari, così diventa più diffusa. Ora io non posso farvi vedere quello che ho usato veramente perché è così grande che non entra in ripresa, è praticamente è due metri per uno, ho usato un pannello traslucido, quindi fatto di questo stesso materiale, però con i bordi rigidi. Quindi uno di quelli collassabili che poi si chiudono e si mettono via. Eh, della Newer vi lascio ovviamente il link in descrizione. Eh, grazie all'ausilio di questo diffusore sono riuscito a ottenere esattamente l'effetto che volevo, fondamentalmente mettendolo tra la mia strip box e il mio orologio. Per farvi capire, l'ho dovuta attaccare con una clamp. Quindi ho utilizzato questa. sta qui è una clamp della Newer, vi lascio anche questa, il link in descrizione. Eh, molto molto utile, attaccata sulla mia asta Manfrotto. Questa. Mi ha tenuto su il pannello traslucido, quindi ho montato il pannello traslucido con dietro lo strip box e davanti il mio soggetto. In questo modo lo strip box fa la sua bella luce, che è già bella di per sé, è già un modificatore che la rende già bella. Però sparare lo strip box contro un ulteriore diffusore molto molto grande perché qui stiamo parlando di un 2 metri per u cioè è, è, è grosso, è veramente grosso ho fatto fatica a montarlo perché non ho più spazio qui dentro per tutte queste cose quindi è anche faticoso da montare però è l'unico modo o comunque il modo più efficace che io ho trovato di ottenere questo effetto ci tenevo a farvelo vedere perché qualcuno mi aveva chiesto aggiornamenti su questo fronte e quindi non solo vi faccio vedere le immagini che questa volta sono le immagini finite ma vi faccio anche vedere come si può fotografare, a mio parere, molto bene un orologio con una sola luce. Qui veramente è stata usata una sola luce singola. Faccio anche un piccolo corollario. Nel momento in cui scattavo le prime fotografie che vi ho fatto vedere, stavo utilizzando la tecnica del focus stacking, perché stavo fotografando un oggetto molto piccolo e volevo che fosse tutto perfettamente a fuoco. Era un esperimento, nel senso che era una cosa che mi accingevo a fare per le prime volte a livello professionale. Avendolo fatto, ho deciso questa volta di provare a non utilizzare il focus stacking e quindi le foto che vi ho fatto vedere oggi, quindi quelle con il diffusore più bello, sono state scattate con scatto singolo. Questa è una cosa che dovrebbe rincuorare molti di voi perché significa che è possibile fare questo tipo di fotografia un po' tecnica anche con uno scatto singolo, non è obbligatorio fare 200.000 foto per fare il focus stacking. Ora, la cosa che vi riporto è questa. Nel momento in cui noi andiamo a chiudere il nostro diaframma a dismisura, come in questo caso, perché vogliamo... Praticamente tutto a fuoco. È vero che incappiamo nella diffrazione, quindi avremo i contorni un pochettino più morbidi, andremo a perdere un pochino di nitidezza. Vi faccio vedere in questo caso che questo effetto di diffrazione è molto, molto basso. Questo per due motivi, secondo me. Il primo è che stavo usando una lente cannone di serie L, che è il 100 mm macro è un'ottica che secondo me ha una resa eccezionale anche se qualcuno mi ha detto nei commenti ah, quell'ottica lì fa schifo, devi usare la, la Zeiss da 2 milioni e mezzo di euro io ci credo che quella lente è meglio però quello che vi sto dicendo è che con questa lente con la Canon Serie L mi sono trovato molto bene. Addirittura devo dire che gli effetti della diffrazione mi sembrano abbastanza miti da poterci lavorare. Qui stavo scattando a F16, che è un po' un punto limite dove cerco di non andare mai, io cerco di non superare mai F13. In questo caso sto scattando a F16 e devo dire che l'immagine, nonostante siamo molto vicini, nonostante sia una macro, nonostante sia un oggetto piccolo, l'immagine è abbastanza a fuoco tutta quanta dove doveva essere a fuoco. E non ravviso particolari segni di diffrazione. Inoltre, in queste immagini che vi faccio vedere sono andato a renderle un pochettino più nitide in post-produzione, con un procedimento incredibilmente semplice, quindi semplicemente andando a duplicare il livello utilizzando l'effetto high pass, mettendolo con metodo di fusione eh, overlay o soft light. Quindi molto facile, è un passaggio che si fa in 9 secondi secchi. Eh, se Facendo così si riesce a mitigare ulteriormente quel poco di diffrazione che c'è e portarsi a casa un buon risultato. Secondo me vale la pena dirsela questa cosa, perché così siamo tutti consapevoli che possiamo lavorare a F16, non è vietato. Anche in un genere fotografico come questo, dove la precisione e la nitidezza sono assolutamente fondamentali, si riesce a ottenere un'immagine. Più che spendibile, assolutamente buona. Bene, amici, a questo punto vi lascio spazio nei commenti. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Vi capita mai di realizzare still life di questo tipo per divertimento o per lavoro? Fatemelo sapere nei commenti. Fatemi sapere anche con che cosa lavorate. Se vi sono stato utile con questo mio piccolo tutorial sui flash, fatemi sapere in che maniera ho migliorato il vostro flusso di lavoro. È stato un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video.